Salve a tutti, puntata di Onorato di... Ah cazzo, non ho fatto gli auguri al grande Mirko Sgu, detto anche Mirko Sguazzino, mi sono dimenticato. Dopo lo facciamo, tanto siamo ancora in tempo. Però oggi è il suo compleggiorno, nonché complemese, nonché compleanno. Quindi tantissimi auguri al grande Mirko Sgu. Mirko, sì, ho detto il nome giusto, vero? C'ho un dubbio anche sul nome. No, non so come si chiama lui, lo so perfettamente che si chiama Mirko. Solo che avevo il dubbio di aver detto il nome giusto. Mi si è gonfiato un labbro, che è successo? Boh, vabbè. Quindi comunque puntata di domenica 11 luglio. E quindi già siamo iniziati subito alla grande. E cosa dovete fare immediatamente? Iscrivervi al canale, per cui fatelo subito, attivate la campanellina e sotto in descrizione troverete il link dove seguirmi in ogni dove. Come vedete già sono continuo a essere sostanzialmente stanco, morto, e quindi insomma non riesco bene a... Ah ok, no, c'è una sensazione tipo... non è sporco. Boh, vabbè, è l'illuminazione, credo. Eh sì, ok. L'illuminazione, sembra che c'è un dente giallo. E voglio dire, è impossibile. cioè, è solo una sensazione. Bene, prima di tutto, ve l'ho detto, iscrivervi al canale, sotto c'è il pulsante, poi attivate la campanellina e in descrizione troverete ben due link. Uno serve per seguirmi in ogni dove, l'altro invece per... e poi lo dico sempre al contrario, mannaggia a me. E l'altro invece per poter donare anche solo un euro per l'Istituto Cinematografico Fornace, in particolar modo per il sito, l'unica spesa vera. E però se va avanza di più va benissimo di più. Vedete, no, non è che ho tanto voglia di parlarvi di cose, perché diciamo, che cazzo fa la puntata, fa, nessuno ti obbliga, e effettivamente no, è perché devo tagliarmi anche la barba, anche come si vede pure, è abbastanza vistoso che c'è, perché sono un po' di giorni, quindi conviene che me la taglio. E che dire, tanti auguri al grandissimo Sguazzino, detto anche Mirko, detto anche vari nomi, Barbone, Esplosione e che altro, Ringo addirittura, insomma c'aveva vari nomi, chissà quante nel tempo ne ha acquistati, diciamo, chissà, anzi, come sta il grandissimo Sgu. Spero per lui benissimo, e vabbè, e quindi purtroppo diciamo che, ma un po' con tutti, diciamo, ecco, non proprio, sì, con qualcuno è ovvio che no, sentire è esagerato, più che altro magari siamo rimasti in contatto tramite Facebook eccetera, però diciamo che finisce lì, ecco, diciamo che in gran parte non, purtroppo come si chiamano, i contatti purtroppo si sono molto interrotti, ahimè, ed è un peccato, insomma, vabbè. Con qualcuno posso dire forse non è tutto sto gran problema, sì, qualcun altro non stava proprio sui coglioni, sinceramente, qualcuno, insomma, più di qualcuno, però vabbè, qualcun altro no, è un peccato, anzi, con qualcuno poi soprattutto abbiamo fatto anche qualche anno assieme di università, insomma, il fatto di essersi persi proprio completamente, questo mi dispiace veramente tanto, e purtroppo è così, diciamo che è un po' anche purtroppo il problema
che sì, è vero, vabbè, io mi sono allontanato parecchio, no, rispetto a tutti quanti, però c'è da dire, insomma, che non avere la macchina, non avere mi viene da dire quello, non avere la macchina è un grosso handicap, purtroppo, soprattutto nella zona dell'Orvietano, ma io direi proprio dell'Umbria in generale, insomma, è proprio un grossissimo handicap, ecco, non avere, doversi muovere, no, più che, cioè, una volta essendosi trasferito, dover tornare giù con mezzi pubblici è un grosso handicap, molto grosso, perché purtroppo, questo è il motivo che sostanzialmente anche posso dire, anche un po' che forse mi ha, come dire, fra virgolette, innamorato di questa zona, di queste zone, perché sì, è vero, non tutte le zone di qua sono tutte iper servite dai mezzi pubblici, bene. Cioè, se io devo andare, che ne so, a, tanto per rimanere in tempo con l'istituto, devo andare a Fornase, che è una, come cazzo si chiama, una frazione qua di Spinea, se non ho la macchina, insomma, ci vado un po' male. Ecco, quando è stato il mio suocero, fra virgolette, che hanno fatto la vaccinazione in quel di Campo, che cazzo era? Campo qualcosa, Campo Croce di Milano, cioè, per la serie, se uno non c'aveva la macchina per portarlo, come cazzo ci andava? Domanda da $1,000,000, visto che non c'è nessun, a meno che io sappia, insomma, non ci sono mezzi che vanno lì. Poi, magari forse c'è, ma magari è una corriera o un mortislava stile Allerona, e questo, insomma, ecco, cioè, non tutti, vabbè, però diciamo che, per dirvi, anche un paese della grandezza di Allerona, in quel della provincia di Treviso, che inizia per la Z, e non è Zero Branco, è l'altro, non lo dico, vi dico, se non siete del posto e quindi non avete capito di cosa sto parlando, cercate zona tra Fossalta di Piave e Noventa di Piave, andate un po' più verso le montagne e troverete questo paese. Ecco, non lo pronuncio nemmeno, chissà per quale motivo non lo pronuncio, è di Piave anche loro, tanto lì è tutto, qualsiasi cosa lì o è di Piave o della Battaglia, e chiari riferimenti storici più che geografici. Bene, cioè, geografici ovviamente per di Piave, ma il discorso di Piave non viene tanto dal fatto di essere attaccati al Piave, perché no, Fossalta ci sta, Noventa ci sta, perché non sono una marea, e quindi va bene, però quello lì, quel paese con la Z, diciamo che non ce ne sono altri i paesi con quel nome, ecco, c'è solo quello, mettere il di Piave è solo esclusivamente una cosa per rimarcare il fatto che ha a che fare con tutte le vicende che hanno riguardato il primo conflitto mondiale, fine, ecco. E stavo dicendo, vabbè, ritornando, per dire, quel paese 1800 cristiani, forse anche meno, però più o meno, diciamo, delle dimensioni di Allerona, del comune di Allerona, bene, è molto, ma molto, ma molto più servito con gli autobus di Allerona. Ora qualcuno mi dirà, ho capito, vabbè, c'è il collegamento tra San Donà e Treviso. Capito, ma da San Donà a Treviso potrebbero passare da un'altra parte, perché passano da lì, ecco, perché lì sono fatti cose, sono fatti, come dire,
il hanno preteso tale cosa, perché lì, nonostante, tra parentesi, poi non è nemmeno azionista quel comune delle aziende di trasporto, a differenza invece di tutti gli altri, quello non è azionista, eppure tanto gli passa la corriera e si ferma continuamente. Cioè, non ci sono problemi da questo punto di vista, ecco, perché partono dalla mattina presto fino al pomeriggio, ore 6 se non vado errato, insomma, poi parecchio tempo, e diciamo che me sono guardato altamente da passarci anche poi quando vivevo lì in quella zona, e, visto che c'è una sorta di DASPO sottoscritto, e tra parentesi, adesso potrei anche passarci, perché tanto adesso ho due avvocati, per cui qualcuno ha da ridire, non ho problemi, insomma, ecco, mi posso ben difendere sia a livello civile che a livello penale, per cui nessun problema, e da questo punto di vista. E vabbè, comunque, tornando a questo, sì, insomma, facciamo una sorta di gara, e avvocati, e niente, no, che stavo dicendo, che brutte cose, però, tra parentesi, e per esempio, quello che mi dà fastidio è che comuni, invece, ecco, della zona dell'Orvietano, ma non solo, è proprio dell'Umbria, invece stanno lì, gli tolgono mezzi e loro fanno, l'unica cosa che sanno fare è un cazzo, cioè è inutile che poi stanno a fare le come si chiama, i convegni su come attirare il turismo, come cercare di avere, come dire, più persone che vengono ospitate, poi le città su loro, i borghi più belli d'Italia e st'altre robe. Cocchi miei, vi dovete imporre, puttana la miseria, sto per dire una bestemmia, mi sono fermato un calcio d'angolo. Cioè, e poi tra parentesi, a proposito di calcio d'angolo, sentite, c'è un certo silenzio. Qualcosa mi dice che non sta volgendo al bene per i nostri inutilmente milionari, ma magari mi sbaglio e spero di non essere io a gufare, poi ci sarà qualche coglione che dirà che io ho gufato, a me mi frega un cazzo, cioè, sia ben chiaro, a me non me ne frega niente, cioè, a me può anche vincere, cioè, è buon per loro, ma vincono loro, io quello che vi dico, cioè, a me quello che mi dà fastidio non è il fatto che voi tifiate una rappresentanza italiana, potete benissimo farlo, è forse anche giusto, ma quello che mi sa completamente sbagliato è il fatto, cos'era, che cioè, tifiate questi, ma gli altri, capito, a malapena, capito, l'ultima notizia data al telegiornale, giusto per magari nella rubrica sportiva, manco di tutto il telegiornale, cioè l'ultima notizia della rubrica sportiva, che di solito se la inculano in pochi, ecco, che è proprio il massimo della disattenzione totale. Di altre magari nazionali che magari so anni che vincono trofei, che vincono, che sono campioni d'Europa, campioni del mondo. Una cosa per esempio che pensavo anche oggi, io penso che quando dovrò mettere i punti di quello che ho detto troverò veramente grosse difficoltà. Ho detto un sacco di cose tutte mischiate assieme e, un bel pappone di robe, di argomenti. Il fatto che io non capisco sta roba, probabilmente sono io, sono matto, no? Perché uno cazzo fa, allora fa gli europei, poi rifà i mondiali, ma i mondiali, cioè secondo me a quel punto, mondiali di calcio, ma mondiali di qualsiasi sport, secondo me dovrebbe andare chi ha vinto, diciamo, la categoria, perché se no non ha senso, cioè per dirvi, no,
questa sera vincono gli europei dello sport degli inutilmente milionari la nazionale italiana. Prossimo anno, perché vabbè, quest'anno, perché è capitato così, ci sono i mondiali degli inutilmente milionari, magari lo vince, che ne so, l'Inghilterra o il contrario. Ecco, non ha alcun senso. Secondo me non ha alcun senso. Cioè, che senso ha? Oppure lo vince, che ne so, vince la nazionale portoghese. Mi dite voi che cazzo di senso ha? Secondo me non ha alcun senso. Secondo me avrebbe molto più senso il fatto che ogni rappresentanza che ha vinto il campionato continentale dopo andasse a fare i nazionali. Cioè, altrimenti il campione del mondo può essere chiunque. Allora che cazzo di senso ha aver fatto campione europeo? Cioè, non ha alcun senso. Cioè, per la serie, non sei campione europeo, ma magari sei campione del mondo. Cioè, secondo me non ha senso sta roba. Cioè, poi mi sbaglierò, ma secondo me non ha alcun senso. Cioè, secondo me avrebbe molto più senso fare una roba di questo genere, considerando che i continenti sono, considerando l'America due continenti, abbiamo sei continenti, un campionato di sei squadre, secondo me era più che giusto. Cioè, secondo me ha senso, perché se no non ha alcun senso. Cioè, per dirvi, ne so, sei campione, magari, ne so, la nazionale australiana è campione dei campionati oceanici e poi magari, che ne so, le Figi, che magari non erano, sto tirando degli assurdi, ma che magari erano arrivati ultimi, magari non si erano manco qualificati ai campionati oceanici, vincono il campionato del mondo. Cioè, non ha alcun senso. Cioè, non ha alcun senso, secondo me, sta roba. Ecco, secondo me avrebbe molto più senso che chi tra le due squadre di oggi che vince poi sia a disputare il campionato del mondo assieme alle altre squadre delle varie campionati, diciamo tra virgolette regionali, inteso però come, ecco, come continenti. Secondo me avrebbe molto più senso così. Non, secondo me non ha alcun senso. Poi mi sbaglierò, ma secondo me non ha alcun senso. Ma di qualsiasi cosa, cioè, che so, vinco io, magari, che ne so, non mi vengono nemmeno dei paragoni, non saprei. Carte sport. Vabbè, immaginate una roba, ecco, cioè, secondo me non ha senso. Secondo me avrebbe molto più senso sta roba, no? Mi sbaglio? Boh. E però sarò io particolare. E vabbè, ritorniamo al discorso là delle cose, del fatto, insomma, dei comuni. Cioè, il fatto che, ecco, cioè, è inutile che poi dove stiamo lì a dirci ma bisogna attirare la gente. Ma la gente, cioè, non è per forza i turisti che si devono muovere con le macchine. Tanto che poi dove stanno lì, ma noi siamo il cuore siamo il cuore verde, noi così, noi cos'ha, noi contaminati. Ho capito, ma se io devo venire da te e poi non so come cazzo muovermi se non vengo con la mia macchinetta, che poi tra parentesi
tanti nel nord Europa la macchina non ce l'hanno, ma non ce l'hanno per questo semplice motivo. Perché? Perché anch'io in buona sostanza, io della mia rossa freccia non me ne faccio un cazzo, detto proprio francamente. E probabilmente se io fossi, non dico nato, ma quantomeno cresciuto qui, probabilmente non ce l'avrei mai avuta la rossa freccia. Perché? Perché non avrei avuto un bisogno. Non, cioè, sì e no, sarebbe stata più ferma che in movimento. Perché, ma anche la mia compagna, cioè la mia compagna in buona sostanza, mo a prescindere da me, ma anche la mia compagna, la macchina più le volte che è ferma che le volte che è in movimento, ecco, si muove il sabato e domenica, non muoviamo, e poi, perché magari c'è qualche sabato e domenica e stiamo dentro casa perché c'è da fare tutti i lavori che uno non ha fatto durante la settimana, ma giusto per andare al centro commerciale, ma perché? Perché magari uno va a fare una grossa spesa, non è che uno va a fare una grossa spesa con i mezzi pubblici, ecco, è un po' difficile. E magari uno va con la macchina, ma per questo motivo, perché volendo io posso andare anche a Mestre, ma posso andarci anche adesso, anche in questo preciso momento potrei andarci. Non so se è chiara la questione. Ci sarei potuto andare sabato, domenica, senza grossi problemi. Non so se rendo l'idea. Cioè, è questo il fatto. Eppure voglio dire, poi immagino che sabato e domenica quanto cazzo mai saranno occupati i mezzi pubblici? Poco. Ma anche tra parentesi quel paese con la Z coppera che non sto tenendo di non pronunciarlo nemmeno, quello vicino a San Donà, eppure cazzo, cioè lì passa anche il sabato e domenica, porca di quella puttana. Non ci sono sti cazzi che no, ma sabato e domenica no, non c'è manco l'unica corsa dell'autobus, no, lì c'è sabato e domenica, c'è sempre, magari non c'è la corsa scolastica alle 12:30, ovviamente 12 inteso proprio mezzogiorno, ecco, o che ne so, alle 2, ma però comunque c'è quella alle 11, magari c'è quella a mezzogiorno, c'è quella all'1, ma adesso non è che so gli orari, non me lo ricordo, una volta forse me li ricordavo, adesso non me li ricordo proprio, però comunque vi posso garantire che c'è anche sabato e domenica, c'è anche sabato e domenica, porca troia, e questo, porca di quella puttana. Perché? Perché non c'è una lungimiranza, cioè qui c'è una lungimiranza forse, e qua c'è anche il discorso che comunque ti trovi in una grossa città, perché poi alla fine sì, non è enorme, ma comunque non è nemmeno piccola, come Venezia, che d'altronde la gente non ci va con la macchina, perché dove cazzo la mette, che arriva a Piazzale Roma e poi se la mette in tasca, cioè capite, insomma, ecco, perché per quanto uno può fare parcheggi, ma tolto che costano, non è che sono nemmeno gratis, ma poi per di più, cioè, sono anche limitati, oltre al fatto che comunque ci sono anche un tot che sono riservato a chi abita a Venezia, per cui insomma, morale della favola, pochi, però c'è ancora qualcuno, e cioè, questo è, e quindi qua forse ci sarà questo? Ma non lo so, perché ripeto, anche le linee che vanno a Treviso comunque ci sono sempre, magari non tuttissime, magari, ripeto, magari quelle che vanno a Fornace no, però per dirvi ci sono comunque, cioè per dirvi, un paese come Orvieto, per dire, sarebbe molto più servito qui se fosse qui, ecco. Ma perché? Perché purtroppo, mi viene a dire una cosa molto brutta, qui non hanno la mentalità di Orvieto, ok? Chiusa, a doppia mandata, porca di quella puttana. Se dove
volete attirare i turisti? Bene, mettete i mezzi pubblici, puttana la miseria. Oh, invece di sprecare soldi in stronzate, ecco, buttateli in quello che magari le prime corse sarebbe solo un costo. Ma voi il trasporto pubblico deve essere un costo. Non potete pensare di guadagnare sul trasporto pubblico, perché se incominciate a pensare che dovete guadagnare sul trasporto pubblico, non ci avete capito un cazzo. Che non ci avete capito nulla, nulla. Trasporto pubblico deve essere pubblico e deve essere fuori da una logica di mercato. Ok? Oh, non dico devi fare un autobus che va a finire in mezzo ai campi e finisce nel nulla, perché quello forse non avrebbe senso, ma almeno devi collegare i paesini e non collegarli con una corsa e solo ed esclusivamente. Madonna, che infarto, un'entra donna civice, ho visto un elicottero passare e quello è, cioè non potete pensare che un paesino è collegato una volta al mille. Ma dove si è messo sto, boh, vabbè. E sabato e domenica no, perché sabato e domenica non so che pensate, che la gente non si muove soprattutto, cioè voglio dire, poi ecco, turisti, il turista può anche venire. No, invece il turista deve per forza esclusivamente essere automunito, perché sennò so cazzi suoi. E poi, insomma, cioè vabbè, oh, è automunito, però cazzo, abbiamo delle strade meravigliose, no? Delle strade di merda. Merda. Situazioni di merda. Strade che c'hanno, che sono praticamente i crateri con un po' di asfalto. Questo è il massimo. Cioè poi dopo stanno lì, oh, ma no, si spopolano i paesi, ma la gente non vuole stare nel paesino. Certo non ci vuole stare nel paesino, perché non c'ha servizi, perché sta lì che fa? Campa di che cosa? Di agricoltura? E basta? Fa come i mormoni. Forse i mormoni si troverebbero bene in una zona del genere. Ma non perché sia brutta. Io infatti quello che tanti mi dicono, oh, quando io dico di dove sono originariamente, come la risposta mia potrebbe essere, mi sono veneto, tipo. Ecco, no, vabbè, non posso farlo perché effettivamente non sarebbe giusto. Magari forse fra qualche anno, ma adesso ancora no. E ma fra qualche anno, insomma, parecchio là, insomma. E c'è il fatto, insomma, che cioè, tanti, quando io dico, io sono, diciamo, perché ovviamente si sente che io non ho l'accento di qua, insomma, ecco, perché per quanto comunque abitando qua e odiando il fatto di chi io sono originario di quello e continuo a parlare come parlavo nel mio posto, no, cazzo, cioè tu sei venuto qua e allora se vuoi ritornare giù, ok, oppure se vuoi andare dove sei originario, ma altrimenti ti devi adeguare, non c'è un cazzo da fare, dai, su. Non ti dico ti devi dimenticare completamente, ma non devi fare nemmeno la sociale, secondo me. E quando io dico, insomma, che sono originario dell'Umbria, tanti mi dicono, bellissimo posto, bellissimo posto, bellissimo posto, tutte le volte. Non c'è nessuno che mi dice, ah, ma che schifo di paese, ho capito che sei venuto qua. Cioè, nessuno me lo dice. E mi viene a dire, effettivamente hai ragione, posso dire che è brutto, però guardiamoci in faccia la realtà, questo è il fatto. Servizi di merda. Se tu non hai un mezzo proprio, non ti puoi muovere. E che cazzo fai in un posto del genere? Oltre al fatto che forse adesso c'è un po', visto, insomma, in zone tipo anche a Lerona che c'ha la fibra ottica, a parte i miei che sono
Rieccoci, interruzione non voluta perché praticamente la mia compagna ha fatto stile ninja, praticamente è comparsa all'improvviso e vabbè, lasciamo perdere. E, tra parentesi, i commenti, che cosa è da registrare? Cioè, vabbè, lasciamo perdere, scusa, figuriamoci. Niente, semplicemente stavo dicendo il fatto che, cioè, è inutile chiedersi per quale cazzo di motivo i turisti stranieri non siano così attratti dalle bellezze del paesaggio e anche dei borghi, di certi borghi umbri, perché poi vabbè, Perugia magari sì, magari Assisi pure, magari Cascate di Marmore, ecco, forse più che Terni, magari, ecco, questi paesi sono un po' più visti, il resto insomma, forse Norcia per terremoto può essere, però comunque, ecco, non è che ci sia la fila come per esempio, ecco, potrebbe essere a Venezia o altre città d'arte. Ecco, per quale motivo? Per questo motivo, perché se voi tagliate i mezzi pubblici anche solo per chi abita, figuriamoci quanto possa essere simpatico per chi magari, ecco, altri turisti, perché a sud di noi chi c'è? Malta, perché di grandi turisti, che ne so, ciadiani non l'ho mai sentiti, ecco, magari insomma, o libici, ecco, turisti libici insomma, poi adesso la situazione che c'è ancor meno, o turisti marocchini, turisti algerini, cioè, non mi risulta, turisti egiziani insomma, ecco, diciamo che di solito è dal Brennero in su, ecco, che oppure francesi, spagnoli, portoghesi, insomma, ecco, ma diciamo dal Brennero in su, ecco, dalla cinta delle Alpi in poi, ecco, diciamocela tutta, cioè, purtroppo ci sono certi paesi, cioè in Olanda, ma anche già in Germania, anche in Danimarca, eccetera, che i mezzi pubblici li usano perché là funzionano, a differenza di qua, diciamo, nel resto dell'Italia. Morale della favola, non hanno magari nemmeno mezzo privato, perché non se ne fanno un cazzo. Ripeto, se io fossi cioè, magari me la sarei fatta, ma magari più avanti. Io invece l'ho dovuto fare di corsa, in fretta e furia, la rossa freccia, perché mi serviva. Ripeto, magari l'avrei fatto più avanti come sfizio, ma comunque sarei potuto andare in giro. Non so se è chiara la questione, oltre al fatto che anche oro graficamente è molto più semplice qui muoversi in bicicletta che invece in zone come l'Umbria, che insomma, cioè, ma basta anche già all'Erona, cioè se io ad all'Erona devo andare dallo scalo ad all'Erona, è ovvio che, cioè, quando arrivo su ho una lingua che ancora sta alla stazione, ecco, cioè non è esattamente diceva vabbè, vado vestito che ne so, in giacca e cravatta la sega, ecco, capito, insomma, però poi dopo siamo lì che noi ci lamentiamo, e questo è, non so per quale motivo ho tirato fuori il discorso dell'Europa. Boh, comunque, durante l'interruzione, prima di venire su, ho sentito così, per cui immagino che la situazione sia un 1-1, addirittura ancora più in vantaggio gli inutilmente milionari che della rappresentanza italiana. Buon così, e vabbè, insomma, domani vedremo. E basta, io direi che, visto che ho sentito richiudere, con molta probabilità la mia compagna è ritornata, per cui tanto vale chiudere, tanto più o meno ho detto tutto quello che volevo dire. Da domani sono in ferie una settimanina e basta, e ci voleva, insomma, ecco, che dire, vi saluto
e ci vediamo alla prossima puntata con meno barba, perché adesso vado sotto e me la taglio.